72esimo Festival di Sanremo, cominciato ieri sera da 6 anni nella città dei fiori, ligure, c'è anche Lorenzo Bernardini, noto hairstylist pesarese, che debutta però la seconda serata, dopo che questo impegno è coinciso con quello che è un altro servizio che ti vedo occupato. Sì, infatti sono in ritardo di un giorno quest'anno su Sanremo, a differenza degli altri anni, proprio perché avevamo Claudio Baglioni in zona, che era in Ancona al Teatro delle Muse, Senigallia, La Fenice, quindi siccome lo seguo personalmente per tutti i suoi eventi quando è in zona, sono dovuto rimanere con lui. Finito lui ieri sera, sono partito stanotte, sono appena arrivato qui a Sanremo. Beh, Sanremo sicuramente l'evento, diciamo, che a livello sia mediatico che di tutto è quello che ha più risonanza a livello nazionale, l'evento più grosso che abbiamo in Italia, quindi è un'emozione, anche perché poi fin da bambino ero lì incollato davanti al televisore a vedere Sanremo, e da qualche anno potermi trovare dietro su quel palco, dietro le quinte, l'emozione è sinceramente veramente forte. Ecco, l'hai vissuta nell'epoca normale, diciamo così, pre-pandemia, questa è la prima volta con le dinamiche di Covid che, diciamo, comporteranno degli accorgimenti particolari, soprattutto su quello che riguarda la vostra presenza all'Ariston. Sì, questo sicuramente. Infatti, guarda, l'anno scorso, causa Covid, infatti non sono venuto, quest'anno è il primo anno dopo la pandemia, ma lavoreremo con molte restrizioni, quindi non saremo all'interno dell'Ariston, li prepareremo. I cantanti verranno, per cantanti anche ospiti, tutti verranno pettinati, truccati e anche vestiti nelle varie camere di hotel e vanno direttamente, entreranno a teatro già pronti e avranno un percorso loro da fare in mascherina proprio FFP2, poi salgono sul palco, cantano e appena riescono di nuovo mascherina e vengono riaccompagnati nelle proprie camere.